Vi è mai capitato nella vita di sentirvi soli pur essendo in mezzo a tantissime altre persone? È una sensazione che vedo qualcuno alzare la mano. È una sensazione che io ho provato spesso, soprattutto nella mia adolescenza, ma poi in realtà in generale nella mia vita, anche nella mia vita adulta. E quando provi questo sentimento se ne scatenano tanti altri. Non c'è soltanto l'isolamento, l'idea di essere solo rispetto al tutto che ci circonda. C'è anche la paura, c'è il dubbio, c'è la sfiducia nei confronti della vita, nei confronti degli altri, c'è la paura. Questa è una vera e propria forma di sofferenza e le persone quando la provano tendono a ricercare il conforto degli altri, cioè tendono a cercare persone più simili con cui sentirsi in mezzo a qualcosa di confortante. Cercano delle persone per l'appunto con cui possono essere se stesse. Io però ho sempre seguito una strada diversa. Ogni volta che avevo l'impressione di essere solo in mezzo a tanti, mi rivolgevo a un mondo fatto di carta e di inchiostro, mi rivolgevo ai libri. E perché dico questo? Perché oggi sono qui per raccontarvi, o almeno provare a raccontare una storia che è molto lunga e molto articolata come sono diventato uno scrittore, uno scrittore che ha venduto più di 500.000 libri senza volerlo. E quando io ho iniziato a riflettere su come aprire questo speech, su come iniziare, mi sono reso conto che dovevo rendere omaggio a ciò che ha reso possibile tutto ciò. Non i miei libri, non la mia scrittura, ma tutti i libri, centinaia di libri che io ho letto nel corso della mia vita senza quei libri, senza quelle letture non avrei mai iniziato a scrivere e non sarebbe successo tutto quello che poi mi ha portato a essere qui oggi. Nello specifico c'è un libro che dal mio punto di vista, me ne rendo conto soltanto adesso guardandomi indietro e collegando tutti i puntini, c'è un libro che mi ha veramente aiutato a trasformare quella che era la mia più grande passione e cioè la scrittura, i libri in generale, in un mestiere, forse anche in qualcosa di più. E questo libro è capitato nella mia vita in quel modo magico che hanno soltanto i libri. Alcuni li scegliamo noi, su questo non c'è dubbio, però altri libri sembra che siano loro a sceglierci, perché arrivano in un certo momento della nostra vita che sembra semplicemente perfetto. Quelle parole sembrano scritte esattamente per noi, sembrano rivolte a noi. Quel momento per me è arrivato... Più o meno dieci anni fa, avevo 23-24 anni e mi trovavo in un periodo dominato dalla confusione. Era uno di quei momenti in cui mi sentivo solo in mezzo a tante persone. E quando ti senti così, ti fa paura tutto, ti fa paura il futuro, non hai più fiducia in te stesso. La vita diventa un'esperienza non per forza traumatica, non per forza dolorosa, ma sicuramente piena di tensione, piena di ansia. E ricordo che un giorno decisi allora di provare a fare qualcosa che aveva già funzionato in passato. Fare una passeggiata, andare a cercare una libreria e farmi scegliere da un libro. Però non entrai in una libreria, andai in un mercato di Torino, molto grande, dove vendevano anche libri usati, e passeggiando tra le bancarelle vidi questo libro che richiamò immediatamente la mia attenzione. Questo libro è stato scritto da un uomo che nel 1942 fu deportato insieme a tutta la sua famiglia nei campi di concentramento. Questo uomo era uno psicologo, si chiamava Viktor Frankl e aveva la possibilità non soltanto di raccontare questa esperienza tragica e disperata che tutti noi conosciamo e abbiamo sentito già tante volte, ma di analizzare il comportamento umano attraverso l'occhio clinico in una delle situazioni più estreme che possano esistere. E quindi il libro non è soltanto il racconto dei suoi tre anni nei campi di concentramento, non è soltanto il racconto di questa condizione disumana in cui era costretto a vivere, perennemente affamato, perennemente malato, perennemente terrorizzato dall'idea che qualcuno potesse aprire la porta della loro baracca e mandarli tutti a morire. Questo libro è anche il racconto di un'osservazione, di un'osservazione della natura umana, Frankl si rese conto di una cosa. La differenza tra coloro che riuscivano a sopravvivere nei campi di concentramento e quelli che invece morivano spesso non era dettata da delle condizioni fisiche. Non era la salute dell'individuo a farlo sopravvivere, non era la sua età, non era la quantità di tempo che già aveva passato in quell'inferno. Era qualcos'altro, era qualcosa di spirituale, era qualcosa di mentale. La prima cosa che notò fu che le persone che riuscivano ad andare avanti erano quelle che erano in grado di accettare il loro destino. Io sono convinto che noi possiamo scrivere la nostra storia, ma al tempo stesso che la vita a volte ci dia delle carte e noi abbiamo quelle carte. E la cosa più sensata che possiamo fare è cercare di giocarcele al meglio. Lui si rese conto della stessa cosa. C'erano persone che arrivavano nei campi di concentramento e accettavano il loro destino, dicevano questa è la mia vita adesso, magari resto qua per dieci anni, l'accetto e cerco di ricavare il meglio da questa situazione. Ce n'erano altri che invece entravano ed erano disperati, si chiedevano come mi è potuto succedere, perché non merito di stare qui, perché la vita è così ingiusta con me. E poi arrivava quella frase che, che era sulla bocca di tantissimi internati: la vita non ha più nulla di buono da darmi. Quelle erano le prime persone che si lasciavano morire. La seconda cosa che notò, e fu quella che adesso posso dire mi cambiò la vita, ha cambiato la mia vita e il mio modo di vedere la vita, è che le persone che riuscirono a sopravvivere nei campi di concentramento, lui stesso appartiene a questa schiera, erano quelle che avevano trovato un senso alla vita anche in una situazione così disperata, anche in una situazione così estrema. Quelli che dicevano la vita non ha senso, perché questo dolore è troppo, perché questa cattiveria è troppo, si lasciavano morire, non ne potevano più di continuare a vivere. Chi invece riusciva a trovare un senso alla vita, anche in quella situazione drammatica, riusciva ad andare avanti. E qual era il senso della vita per una persona che, come dicevo prima, era piegata in due dalla febbre, dalla fame, dalla disperazione? Potevano essere tante cose. Frankl si rese conto di questo, il nostro senso della vita è qualcosa di unico che cambia continuamente. Ogni giorno, addirittura ogni momento può essere qualcosa di diverso. L'importante è che noi siamo in grado di riconoscere che ci possono togliere la libertà esteriormente, ma nessuno potrà mai toglierci la libertà interiore, la libertà spirituale, la libertà di scegliere che essere umano vogliamo essere in ogni situazione della vita. Lui fece alcuni esempi. Ad esempio raccontò che una volta stava per arrendersi. C'erano 20 gradi sotto zero, era costretto a camminare con delle scarpe aperte, aveva i piedi ormai congelati, era stremato. Negli ultimi due giorni aveva mangiato un pezzo di pane, non ce la faceva più. Aveva voglia di arrendersi, di buttarsi per terra e lasciarsi morire. E in quei momenti cosa fece? Iniziò a parlare con sua moglie, come se sua moglie fosse lì. Iniziò a parlarle, a raccontarle dei tempi che avevano trascorso insieme. Creò un legame con una persona che in quel momento non era lì. E lui non sapeva neanche che quella persona era morta, l'avrebbe scoperto solo tre anni dopo, all'uscita dal campo di concentramento. In quel caso il senso della vita era l'amore. Era l'amore per qualcosa di bello, anche in una situazione in cui non c'è nulla di bello. Ma quella è soltanto una delle tante ragioni che noi possiamo trovare alla vita, soltanto uno dei tanti motivi per cui continuare a vivere. Ce ne sono alcuni che sono anche molto più pratici, molto più comuni. Ad esempio... Lui racconta che un giorno tornarono in questa baracca, erano tutti disperati, affamati. Eh, i, le guardie avevano deciso di punirli e quindi avevano detto: stasera non mangerete, non avrete la luce, starete al buio al freddo, tutta la notte. Loro non ce la facevano più, finché cosa successe? Uno di loro prese una sedia, ci salì in piedi e iniziò a cantare. A cantare. Si mise a cantare e tutti loro scoppiarono a piangere, perché in quel momento il senso della vita era una forma d'arte. Era qualcuno che cantava. In altri momenti era qualcuno che nella situazione più disperata si metteva a raccontare una barzelletta, usava l'umorismo. L'umorismo era il senso della vita. Frankl stesso sostiene di essere riuscito a sopravvivere perché aveva un motivo che può sembrare superficiale, ma non lo è, al di là dell'amore e del desiderio di, di rivedere i suoi familiari. Poco prima di essere deportato, lui aveva concluso un libro. Lo aveva finito. E teneva così tanto a questo manuale sulla psicologia che aveva deciso di nasconderlo in una tasca cucita all'interno della sua giacca. Quando poi arrivò ad Auschwitz, pregò le guardie di non distruggerglielo, di non distruggere quel manoscritto. E ovviamente loro lo fecero a pezzi. In quel momento lui fu disperato, disperazione totale, il lavoro di anni che scompariva. Ma quella fu la sua motivazione ad andare avanti. Perché lui si disse: Io da qui uscirò vivo. Perché io quel libro l'ho iniziato e io quel libro lo voglio vedere pubblicato. E quindi costi quel che costi io questo libro lo riscriverò nel campo di concentramento. Lo scrisse nella sua testa, scrisse degli appunti su vari pezzetti di carta che aveva recuperato in giro e una volta liberato lo riscrisse da capo a casa sua e lo pubblicò. Quello era il senso della sua vita. Un'altra volta racconta invece che aveva l'occasione di scappare dal campo di concentramento. Le guardie avevano chiesto a lui, che era un medico e che si occupava dei malati presenti, e al suo assistente di portare fuori dei cadaveri, e l'assistente gli disse: Quando portiamo fuori l'ultimo cadavere, scappiamo nei boschi, perché sicuramente la vita là fuori è meglio di quella che facciamo qua. Decisero di farlo, ok, facciamolo. Si prepararono. Lui entrò per l'ultima volta nella baracca dove c'erano tutti i malati, osservò i loro sguardi e vide come quelle persone vedevano in lui l'unica forma di speranza, l'unica persona che potesse salvargli la vita. Uscì dal campo di concentramento posarono il cadavere, il compagno gli disse, andiamo, e lui disse, non lo posso fare, non lo posso fare, devo tornare dentro. Rientrò dentro, si rimise a curare tutti i malati per tutta la notte e nonostante avesse scelto di tornare all'inferno, si ritrovava a sentirsi tranquillo. Si definì così, io in quel momento ero tranquillo, perché il mio motivo per vivere era quello, non era scappare. Tutta questa sua visione, della natura umana in una condizione così estrema è racchiusa in una frase di Nietzsche che viene citata sul finale del libro. Questa frase recita così: L'uomo che ha un perché nel vivere può sopportare quasi ogni come. E voi vi direte: cosa c'entra tutto questo con un contesto come il nostro, con una storia come la mia di una persona che scrive libri, che vive nel 2023? che vive una condizione quanto più lontana possibile dalla tragedia di un campo di concentramento. Ecco, io penso che ciò che rende speciali i libri è proprio questo. Quando noi apriamo un libro non ci troviamo mai la nostra storia. Non può succedere che noi apriamo un libro e lì dentro troviamo il nostro nome, il nostro cognome e tutto il nostro passato. Noi nei libri troviamo sempre la storia di qualcun altro, ma dalla storia di qualcun altro noi possiamo prendere delle lezioni. Che ci possono aiutare non soltanto ad avere nuove idee, non soltanto ad ampliare i nostri orizzonti mentali, ma anche ad andare avanti nella vita, anche a dare un senso alla nostra sofferenza, per quanto, per quanto molto più piccola, magari, di quella che viene raccontata nel libro. E mi ricordo che mi resto intrappolata nei pensieri questa frase: chi ha un perché nel vivere può sopportare qualsiasi come. Io iniziai a chiedermi: come posso sfruttare questa cosa che mi sembra così vera? così umanamente vera e portarla nella mia vita. E allora vi racconto un po' che periodo stavo vivendo. Avevo 23-24 anni e fino a quel punto della mia vita avevo fatto tutta una serie di esperienze all'estero, lavorative, esperienze di viaggio, esperienze di vita. A 20 anni avevo lasciato Torino, città in cui non mi ero mai sentito al mio posto, città che non avevo mai sentito casa, ed ero andato a lavorare e a vivere in Australia. Avevo fatto il cameriere, l'operaio, il commesso. Poi L'esperienza mi era piaciuta talmente tanto che avevo deciso di riproporla in Canada ed ero andato a vivere a Vancouver. Lì avevo fatto il panificatore, lavoravo di notte, poi avevo fatto il pizzaiolo. E poi la vita aveva deciso che non era quella la nostra strada, mia e della mia compagna Claudia, perché ci costrinse a tornare a Torino, a tornare al punto di partenza. E se quando io ero in Australia vedevo i miei compagni de ex compagni del liceo che facevano l'università e dicevo quella non è la mia strada, sono così contento di non essere lì a fare quello che fanno loro, Tornarci a 23-24 anni da disoccupato, senza alcuna prospettiva futura, mentre i tuoi ex compagni del liceo si laureano e iniziano a essere assunti da grandi multinazionali, a guadagnare degli stipendi più che dignitosi, ecco, ti fa pensare che forse tu della vita non hai capito nulla. Ti fa sentire perso, ti fa sentire molto confuso e ti fa dubitare di tutto il tuo valore. Quel libro che lessi mi portò a delle riflessioni. Mi spinse soprattutto a chiedermi... Perché? Perché stai facendo quello che stai facendo? Perché hai fatto fino a questo punto quello che hai fatto? E la risposta a questa domanda era troppo superficiale, era troppo basilare. Tutti noi dobbiamo lavorare per guadagnarci da vivere, su questo non ci piove, non possiamo escludere questa eventualità dalla vita. Quindi il nostro perché non può che essere quello ovviamente di sopravvivere. Però quello non è un perché che abbiamo scelto. Non abbiamo scelto noi di dover pagare un affitto, non abbiamo scelto noi di dover pagare le bollette. Quello è un perché che ci ha imposto la vita, non è una nostra scelta. Se a questo perché basilare noi non aggiungiamo un perché che sia nostro, se a qualcosa che abbiamo scelto noi e che non ci è capitato, non ci è stato imposto, ma che è una nostra libera scelta, che nasce da quella libertà interiore di cui parlava Frankl, noi avremo una vita... Molto spesso superficiale ed è probabile che a un certo punto del nostro percorso ci fermeremo, ci guarderemo indietro e vedremo dei rimpianti. Vedremo dei rimpianti dentro di noi, li vedremo emergere con forza. Questo lo dico perché l'idea di successo che abbiamo nella nostra vita, molto spesso le persone rispondono al perché dicendo perché voglio avere successo ed è sacrosanto. Chi è che direbbe mai io nella vita non voglio avere successo? Nessuno. Però noi abbiamo un'idea di successo che non si basa sul perché, ma si basa su tutte altre domande. Si basa sul cosa. Cosa vuoi ottenere? Quali sono i risultati che ricerchi? E quindi c'è tutto un mondo legato alle aspettative, tutto un mondo legato a come veniamo visti dagli altri e a dei paletti che non abbiamo posto noi, ma che ci sono stati posti. Noi ci chiediamo spesso come, come posso farcela? Dobbiamo essere dei maestri del problem solving, dobbiamo risolvere le cose. Ci chiediamo tantissime volte. Quando? Quando sarò soddisfatto nella mia vita? Oppure quanto? Quanto guadagno? Oppure quanto tempo ci metterò? Noi ci chiediamo dove? Dove sto andando? Ci facciamo tante domande ma non ci chiediamo mai perché. E senza il perché, secondo me, la nostra vita non può conoscere il vero successo. Perché di nuovo noi vediamo nel successo l'etichetta che qualcuno... Ci ha affibbiato, noi diciamo che quella persona ha ottenuto un certo tot di risultati in un certo tot di tempo e quindi ha avuto successo. Eppure io conosco personalmente molte persone che sono estremamente performanti nel loro ambito, soprattutto lavorativo, che però non stanno bene. Non parliamo di felicità, perché la felicità è qualcosa che va e viene ed è qualcosa di estremamente personale. Parliamo di benessere. Si può parlare di successo se una persona nella vita ottiene. Tutto quello che può ottenere, ma poi non sta bene. Non si sente soddisfatto, non si sente realizzato. Forse il successo riguarda un'altra domanda, riguarda il come ti senti, non che cosa hai ottenuto. E questa mia convinzione si fece ancora più forte quando un giorno lessi di questa donna australiana che aveva lavorato per più di dieci anni a stretto contatto con le persone in fin di vita. Lei si occupava delle cure palliative, quindi cercava di portare queste persone che erano spesso dei molto anziane oppure dei malati terminali, cercava di accompagnarli alla morte con meno sofferenza possibile. E con queste persone per questi dieci anni lei parlava, centinaia di persone parlava, parlava, parlava. Si rese conto che tutte loro avevano dei rimpianti, ma soprattutto che i rimpianti erano gli stessi, non cambiavano quasi mai. Condivise sui social network in un post questi cinque rimpianti più comuni che aveva ascoltato dalle persone in fin di vita. E ora, se la nostra idea di successo fosse vera, fosse valida, quali sarebbero questi rimpianti? Sarebbero tutti legati ai risultati. Avrei voluto ottenere di più, avrei voluto lavorare meglio, avrei voluto essere più efficiente, avrei voluto metterci meno a ottenere quello che ho ottenuto. Peccato che tutti questi rimpianti riguardano l'assenza di un perché. Il primo rimpianto è avrei voluto vivere la mia vita e invece ho avuto l'impressione di vivere la vita di qualcun altro. Questo succede quando noi ci concentriamo sugli obiettivi che ha posto qualcun altro su di noi, non su quelli che nascono da dentro, non su quelli che nascono da dentro dalla nostra libertà interiore. Il secondo rimpianto è avrei voluto lavorare di meno. E quindi andiamo proprio nel campo dell'assenza di un perché. Ho lavorato così tanto e a che cosa mi ha portato, se poi alla fine dei miei giorni sono pieno di rimpianti. Il terzo rimpianto è avrei voluto esprimere di più i miei sentimenti. Che significa? Avrei voluto cercare di essere di più me stesso. E invece molte volte ho preferito seguire la strada dell'omologazione, seguire la strada che mi portava a essere ciò che gli altri volevano che io fossi, invece della strada che portava al mio mondo interiore, a chi ero davvero dentro. Il quarto rimpianto, secondo me, è emblematico dei tempi in cui viviamo, nella sua semplicità. Avrei voluto mantenere i contatti con gli amici di un tempo e invece a vivere con questa frenesia, a vivere così... A inseguire dei risultati futuri e mai a concentrarmi su come mi sto sentendo in questo momento, quei contatti li ho persi, quelle persone sono sparite dalla mia vita e io non so nemmeno che fine abbiano fatto. Il quinto rimpianto è avrei voluto concedermi la possibilità di essere più felice. Perché non l'ho fatto? Perché non sono mai stato mosso da un perché, non c'è mai stato un perché forte nella mia vita. Ho risposto alle altre domande. Ho cercato di rispondere al cosa, al come, al quanto, ho cercato di raggiungere tutte le aspettative che arrivavano da fuori e non ho mai ascoltato le aspettative che venivano da dentro. Iniziai a fare queste riflessioni, nella mia vita mi resi conto che io avevo scelto di fare tutti i lavori che avevo fatto fino a quel punto perché erano i più convenienti, non soltanto perché mi permettevano di guadagnarmi da vivere, ma ad esempio avevo scelto di diventare un panificatore. Sì, perché mi piaceva fare il pane in casa, ma poi farlo di mestiere è tutta un'altra storia. E infatti non era il mio mestiere, però lo facevo lo stesso. Perché? Qual era il mio perché? Perché quel lavoro mi avrebbe dato una garanzia di poter tornare in Australia e restarci. Ma se tu sei mosso da un perché di questo tipo, sarai mai davvero felice? Sarai mai davvero soddisfatto? Sarai mai davvero realizzato? E quindi iniziai a chiedermi qual è il tuo perché? Mi guardavo allo specchio e mi dicevo qual è il tuo perché Gianluca? Perché sei qui? E mi resi conto che alla base di tutto per me c'era un amore viscerale per i libri e per la scrittura. Compresi che non aveva importanza come, quando, dove, quanto. Importava soltanto riuscire a fare della scrittura un mestiere. Non importava come. Dovevo guadagnarmi da vivere in quel modo. E così iniziai a guardarmi intorno. E mi proposi per lavorare come articolista freelance. È una storia che, che ho raccontato nel mio primo libro, Le Coordinate della Felicità. Per il primo anno, nel primo anno scrissi circa 600 articoli senza retribuzione, senza guadagnare nemmeno un euro. Mi mantenevo con i risparmi che avevo accumulato in Canada e in Australia, e nel frattempo mi facevo trainare dal mio perché. Non importava tutto il resto, importava soltanto che io potessi fare quella cosa che dava un senso alle mie giornate, dava un senso alla mia vita. Poi. Finalmente intervistai la persona giusta, fu molto soddisfatta del risultato finale e mi disse perfetto, se tu vuoi ti assumo a lavorare nella mia azienda, iniziai a lavorare per questa azienda di Malta e inizio la mia carriera. A questo punto forse qualcuno di voi sta pensando ci sta parlando dell'ikigai. L'ikigai è questo concetto giapponese che indica per l'appunto il nostro perché, il motivo per cui noi siamo al mondo. E io dell'ikigai ho parlato... Già anni fa, credo di essere stato uno dei primi a parlarne in Italia, in un, in un TEDx che è stato poi visualizzato da milioni di persone, lo inserivo come uno dei punti chiave per vivere una buona vita, per essere felici. L'ikigai però è un po' limitato, perché l'ikigai si ferma, in quanto proveniente da una cultura come quella giapponese di iperproduttività, si ferma al lavoro, è tutto concentrato sul lavoro. L'ikigai è composto da quattro caratteristiche, quello che ami fare, quello che sai fare, quello che puoi condividere con il mondo è quello che puoi fare per guadagnarti da vivere. Si limita tutto al lavoro. Ma tu puoi rispondere a queste quattro domande con delle risposte convincenti e comunque non essere soddisfatto, perché magari finisci comunque a lavorare nel contesto sbagliato, finisci comunque ad avere un lavoro che ti costringe ad avere uno stile di vita che non è il tuo, che non senti tuo. Il perché è molto più ampio. Rispondere alla domanda perché lo stai facendo implica non soltanto il lavoro, ma anche il tuo stile di vita. Quindi io non mi limitai a dire che cosa voglio fare per vivere, io volevo anche capire come volevo vivere, non era solo una questione lavorativa. Allora, mi resi conto che il mio perché era certamente la scrittura, ma non era solo quella. Io volevo anche viaggiare, era una delle cose che più amavo fare, che più amo fare, una di quelle attività che mi fanno veramente sentire vita, che vivo, che danno davvero un significato al mio tempo su questa terra. E in più volevo essere libero. Avevo lavorato, avevo già svolto tanti lavori alle dipendenze di tante persone e non volevo stare nello stesso posto per 11 mesi all'anno, non volevo trascorrere le solite 8 ore chiuso dentro un ufficio per 5 giorni alla settimana. Volevo essere più libero e quindi dovevo cercare di incastrare tutto questo. Lavorare come articolista per siti web non mi faceva guadagnare nemmeno lontanamente quanto guadagnavo in Canada facendo il panificatore di notte a North Vancouver. Però mi dava la possibilità di essere libero e di poter viaggiare quanto volevo. Era più o meno il 2014 e iniziava la mia vita da nomade digitale. Avevo trovato il mio perché non fermandomi solo a un lavoro, ma cercando anche un lavoro che mi permettesse di vivere come volevo. L'altra grande differenza con l'ikigai è che il perché cambia costantemente. In questo momento della nostra vita può essere qualcosa, in un altro momento, magari anche solo tra dieci giorni, può essere qualcosa di completamente diverso. Ma la domanda chiave Anzi, ve la faccio io una domanda. Quanti di voi non hanno trovato ancora un perché nella, nella propria vita? Alzate la mano. Sono parecchi, ovviamente. Non siamo educati a ragionare in questo modo. La domanda quindi è come faccio a trovare il mio perché? E la domanda da un milione di dollari. Ci sono due strade. Una l'ho capita osservando la mia ragazza, la mia compagna Claudia con cui ho condiviso tutto questo percorso sia a livello professionale che di vita, e l'altra invece me la sono inventata io quando alcuni anni fa ho incontrato un viaggiatore mentre mi trovavo in Vietnam. Il primo modo per trovare il proprio perché è fare attenzione a quello che facciamo ogni giorno. Il perché si manifesta quando noi scegliamo di fare qualcosa nonostante ci siano delle alternative molto più comode, molto più facili. Quindi il perché si manifesta quando noi scegliamo la sofferenza. E attenzione, la sofferenza è presente nella vita, lo diceva anche il Buddha. La vita è sofferenza. Però ci sono forme di sofferenza che non possiamo evitare, e poi ce ne sono altre che scegliamo noi personalmente. Quelle che scegliamo noi rappresentano un grande perché, un grande motivo per vivere, rappresentano il nostro, una, una grande parte del senso della nostra vita. E io me ne sono reso conto perché. La mia ragazza ha sempre amato fare sport, fare surf, fare snowboard, vivere all'aria aperta e tutto questo è stato possibile finché non abbiamo iniziato la nostra vita da nomadi digitali, abbiamo iniziato a viaggiare per il mondo. Chi viaggia tanto sa che non è semplice fare sport. Così lei ha dovuto evolvere il suo perché, questa componente importante del suo perché, e a un certo punto ha iniziato a correre, perché correre è una cosa che si può fare in qualsiasi parte del mondo e che anzi le permetteva addirittura di scoprire una città nuova andando a fare anche qualcosa che amava fare. Ricordo perfettamente che un giorno eravamo nel nord del Vietnam e nel nord del Vietnam piove e fa anche freddo molto spesso. Lei si alzava alle 5 di mattina per andare a correre e io un giorno le chiesi ma chi te lo fa fare? Lei mi rispose starei peggio a non farlo. Quando noi scegliamo volontariamente una sofferenza, quando noi preferiamo fare qualcosa di più complicato rispetto alle alternative molto più semplici, abbiamo trovato un nostro perché. E sono sicuro che qua in questa sala ci sono altre persone che hanno nell'attività fisica un grande perché. Ecco, perché non state sul divano? Perché non ve ne state sdraiati sul letto? Perché vi farebbe più male? Perché quella è una forma di sofferenza che non scegliete. Voi preferite una forma di sofferenza che dia un significato alla vostra vita. Il secondo modo per trovare un perché l'ho scoperto per l'appunto parlando con un viaggiatore. Eravamo sempre in Vietnam e anche lì eh, stavamo parlando. Gli chiesi chi fosse. È una domanda che capita in viaggio: tu chi sei? Dimmi qualcosa su di te. E lui iniziò a raccontarmi le solite cose. Io lo fermai e gli dissi: Questo, quello che adesso invito anche tutte le persone che prima hanno alzato le mani a, a, a porsi questa domanda gli dissi, dimmi chi sei senza poter dire il tuo nome, il tuo cognome, la tua data di nascita, da dove vieni, niente che riguardi la tua famiglia, niente che riguardi il tuo passato. Chi sei? Pensateci, che cosa viene fuori se escludete tutte queste etichette che non avete scelto, perché voi non avete scelto come vi chiamate, non avete scelto il vostro cognome, non avete scelto di nascere in un certo posto del mondo. Non avete scelto nulla di tutto questo, non parlatemi neanche del lavoro. Sono dimenticato di dirlo. Se escludete tutto questo, che cosa rimane? Io lo chiesi a questo ragazzo, lui ci pensò un po' e poi mi disse: Io amo suonare la batteria e spero un giorno di suonare in un gruppo di quelli che fanno impazzire le ragazzine. Che cosa viene fuori quando noi ci spogliamo di tutte queste etichette, di tutti questi strati che ci identificano, ma che in realtà non dicono nulla su di noi? La nostra identità coincide con quello che amiamo fare. Ecco qual è il nostro perché. Ed è esattamente così che io ho trovato il mio. Trovare il perché non è sufficiente. C'è una seconda fase, che è molto importante, tanto quanto la prima. Dopo aver trovato il nostro perché, dobbiamo essere in grado di proteggerlo. Perché la vita è piena di distrazioni, la vita è piena di rumore, la vita è piena di tentazioni. E noi stiamo percorrendo la nostra strada, quella del nostro perché, del nostro grande motivo per cui siamo qui, e improvvisamente è come se arrivasse una nebbia, e perdiamo la strada, e perdiamo noi stessi, e ci sentiamo confusi, e non riusciamo più a capire perché facciamo quello che facciamo. Dobbiamo proteggerla, questa grande ragione che abbiamo dentro, che nasce dalla nostra libertà interiore. E qua vi racconto un po' come si è evoluta la mia vita. Come vi dicevo, io ho iniziato a scrivere articoli per siti web. Claudia, nel frattempo... Lavorava come social media manager. Lei è stata una delle prime a lavorare sui social network. Già nel 2011-2012 mi ricordo che credo sia stata una delle prime persone in Italia a iscriversi a Instagram. E spesso quando le chiedono da quanto lavori sui social network, lei risponde da quando su Instagram c'era soltanto cibo. Quindi chi appartiene a quell'epoca forse, forse se lo ricorda. Lei lavorava come freelance, gestiva profili di, di, di personaggi pubblici, eh, di brand, di aziende. E io lavoravo scrivendo i miei articoli. Guadagnavamo circa 1.000-1.200 euro al mese a testa, con la nostra partita IVA in regime forfettario. Però eravamo felici come non mai, perché potevamo vivere la vita dei nostri sogni. Un giorno eravamo in Vietnam, un giorno eravamo in Laos, poi in Cambogia, poi in Thailandia, poi in Indonesia. Giravamo tutto il mondo mantenendoci con questo piccolo stipendio che però aveva un valore ben superiore a quello che uno si potrebbe immaginare, perché ci dava il valore della libertà. Eravamo così felici che ci ritrovammo a fare quello che fanno tutte le persone veramente soddisfatte, veramente realizzate. Vi invito a riflettere su questo. Cosa fanno le persone felici? Tutte cose diverse. La felicità, tra l'altro, ha delle coordinate diverse per ognuno di noi. Ma c'è una cosa che la accomuna. Le persone felici hanno il desiderio di condividere quella felicità con gli altri. Non troverete mai qualcuno che sta davvero bene con se stesso. Che è davvero contento, che apprezza la vita e lo considera un dono, a cui sta bene essere circondato di persone che soffrono. Quando noi troviamo la nostra felicità, vogliamo che quella felicità ce l'abbiano anche gli altri. E così un giorno, nel 2016, ci ritrovammo a osservare un tramonto sul fiume di Chiang Mai, nel nord della Thailandia, e a decidere su due piedi di aprire un blog. Perché? Di nuovo? Perché volevamo parlare a quelle persone. Che si trovavano nella stessa condizione in cui ci trovavamo noi fino a due anni prima. Persone che si trovavano in Italia e si sentivano fuori posto e pensavano che non ci fossero alternative, e che quindi si erano arrese a un destino che in questo caso non era assolutamente scritto. Queste persone avevano soltanto bisogno di qualcuno che gli aprisse gli occhi e gli dicesse: La vita è piena di opportunità, è piena di strade, non ti arrendere. Chiamiamo, chiamammo quel blog Mangia, vivi viaggia, tre cose che ci piaceva fare e iniziamo a parlare di argomenti di cui nessuno in Italia aveva parlato fino a quel punto. Fummo i primi a parlare di nomadismo digitale, di van life, di viaggio non come esperienza turistica ma come esperienza di crescita personale. Io mettevo gli articoli, la scrittura, il mio perché, Claudia metteva la sua esperienza e la sua competenza sui social network. In breve tempo il blog crebbe a dismisura oltre ogni aspettativa. Dopo il primo anno avevamo già tra i 50.000 e i 100.000 follower. E a un certo punto il blog totalizzò 10 milioni di visualizzazioni in un anno, che per un blog che trattava di quegli argomenti di cui nessuno parla in Italia, nessuno, quegli argomenti di cui non sente parlare al bar, ma anzi la felicità, qualcosa che mette a disagio le persone, sono numeri pazzeschi. E noi eravamo felici, perché ci piaceva l'idea di aiutare gli altri, di mettere gli altri nella condizione di vivere un'esperienza di vita simile alla nostra. Ma a molti questo non interessava. Qual era la domanda più comune che ricevevamo? Difficile da immaginare, ma la domanda più comune era, ma questo blog come monetizza? Perché noi non avevamo AdSense, non avevamo pubblicità, non avevamo affiliazioni, non facevamo alcun tipo di, di advertising, niente. Il nostro blog effettivamente non monetizzava, perché? Perché noi avevamo già i nostri lavori, noi avevamo già la nostra soddisfazione, avevamo già la vita che avevamo sognato e quindi non avevamo bisogno... Di agire secondo un quanto, di agire secondo un cosa, avevamo bisogno di agire secondo il nostro perché, quella era la nostra missione. E quasi come se tutte queste domande avessero diciamo, messo la vita nella condizione di tentarci, un giorno arriva una persona e ci disse: Io voglio comprare il vostro progetto. Noi gli rispondemmo: Il progetto non è in vendita, e questa persona ci disse: Io vi do 50.000 euro per comprare il sito. Il logo, il dominio, i social network, tutto. Pacchetto, comple pacchetto completo. E vi dico: noi guadagnavamo 1000-1200 euro al mese, quella era una cifra importante. E soprattutto era importante perché? Perché ci veniva riconosciuto un valore immenso ai nostri occhi per qualcosa che noi avevamo creato dal nulla. Prima non esisteva, l'abbiamo creato dal nulla con un investimento minimo. Ci abbiamo messo la nostra passione, le nostre competenze e improvvisamente qualcuno era disposto a darci 50.000 euro per comprare tutto questo. Ovviamente sarei... mentirei se dicessi che non ci abbiamo pensato, ci abbiamo pensato. Però poi quella domanda è emersa di nuovo. Perché? Perché fare una cosa del genere? Perché vendere la nostra creatura? Perché rinunciare alla nostra grande missione di vita? Perché rinunciare a qualcosa che ci connette, che ha creato una community con tante altre anime simili? Per dei soldi? I soldi sono importanti nella vita, finché si tratta di sopravvivere, finché si tratta di veder riconosciuto il nostro valore, finché si tratta di poterci garantire una buona vita. Ma oltre, che cosa sono? Per qualcuno possono essere un perché: il perché di arricchirsi ancora di più, ma per noi no. Per noi era importante mantenere saldo il motivo per cui avevamo aperto questo progetto e quindi declinammo. Che cosa successe dopo? Successe che un giorno ero stufo che le persone dicessero: Ok, voi raccontate tutte queste storie di questi nomadi digitali, di queste persone che mollano tutto e viaggiano. E sono tutti americani, inglesi, c'è qualcuno che viene magari da altri paesi europei dove l'economia è più forte. Di italiani non raccontate mai nessuno. A quel punto dissi: Perché non raccontare la nostra storia? In fondo, la nostra storia è la storia di due ragazzi che, dalla disoccupazione a 24 anni, hanno costruito dal nulla una vita meravigliosa. Così iniziai a scrivere questo articolo. Apri WordPress, eh, scrissi l'articolo, la nostra storia, da Torino al mondo intero, lavorando in remoto e viaggiando a tempo indeterminato. Ok, inizio a scrivere. Stacco, quando, quando chiudo l'articolo, salvo la bozza, siamo a 600 parole, la volta dopo siamo a 2000, la volta dopo siamo a 5000, la volta dopo siamo a 10.000. A quel punto mi alzo, vado da Claudia e le dico: Voglio scrivere un libro. Voglio scrivere un libro in cui racconta la nostra storia, perché l'articolo sta venendo troppo lungo e non basta un articolo. E lei mi disse facciamolo, facciamolo però lo facciamo a modo nostro, non mandare nessun manoscritto a nessuna casa editrice, deve essere una cosa gestita da noi, deve essere un nostro prodotto, perché ogni volta che noi ci siamo affidati ad altri, ogni volta che noi abbiamo delegato ad altri quello che volevamo fare, abbiamo avuto problemi, soprattutto a livello lavorativo, ogni volta che abbiamo fatto le cose a modo nostro, sicuramente era più dura, ma le cose poi erano nostre, non erano di nessun altro, erano fatte esattamente come le volevamo noi. Quindi iniziai a scrivere questo libro pensando di autopubblicarlo. E quando tu decidi di scrivere un libro e non passi da una casa editrice, ma lo vuoi autopubblicare, ehm, la cosa più saggia che puoi fare ovviamente è cercare un editor o una editor che ti aiuti nel processo per l'appunto di, di rendere il libro un vero e proprio libro. Parliamo con alcune persone via mail. E dall'altra parte c'era un po' di, di freddezza nei confronti di quest'idea di scrivere un libro autobiografico, una storia così lontana da quelle che si sentono. Ci dicevano: Ma voi avete un blog così seguito, perché non fate delle guide di viaggio, magari qualcosa di diverso. Qua è successa un'altra cosa che per me è speciale, magica, e cioè che quando tu insegui il tuo perché, la vita ti mette davanti a te altre persone che, come te, seguono un loro perché. Non sono tanto interessate alle altre domande. Hanno quella domanda in testa, perché lo sto facendo? Una sera decidemmo di organizzare una cena tra nomadi digitali a Bangkok, in Thailandia. E tra queste persone c'era una ragazza che si chiama Maddalena, che credo sia qui da qualche parte, e che ha tenuto un workshop venerdì interessantissimo sul perché pubblicare libri nel 2024. Come pubblicare un libro. Che faceva la editor. E io vedevo in lei. La stessa passione che muoveva Noia, lei, lei non era interessata a tutte quelle altre domande, lei aveva in mente un perché ben preciso, il suo perché era pubblicare libri più belli, pubblicare libri che valesse la pena di comprare, che valesse la pena di vedere sul comodino vicino al letto, dei libri che ti cambiano la vita, quello era il suo perché. Parlammo e in breve tempo io, Claudia e Maddalena diventammo una specie di squadra e iniziamo a lavorare su questo libro. Questo libro sarebbe stato Le Coordinate della felicità, il mio primo libro. Divenne il libro autopubblicato più venduto del 2018-2019. Attualmente ha venduto quasi 150.000 copie. E quindi quando io mi guardo indietro mi viene da pensare che il coraggio di dire di no a quella proposta, a quella tentazione, di mantenere forte il nostro perché, ci abbia poi portato a monetizzare questo nostro progetto in una maniera che, seguendo il percorso tradizionale, non avremmo mai fatto. Mai. Dopo quel libro che ebbe tutto questo successo arrivarono le case editrici. Anche in questo caso io non mi preoccupai mai più di tanto del quanto, quanto ci danno o del come. Io mi preoccupavo che venisse rispettato il mio perché, che il mio messaggio, che arrivasse alle persone, il mio messaggio fosse qualcosa che venisse preso in considerazione, che avesse la priorità. E quindi ricordo che all'epoca c'erano c'era una editor molto anche abbastanza nota di una nota casa editrice che mi disse ti dico io cosa farai tu scrivi un libro se non hai voglia di scriverlo ti diamo una mano noi e tu mi diventi la nuova Marie Kondo mi disse scrivi un libro sul riordino sul minimalismo diventi la nuova Marie Kondo e anche il look tutto te lo sistemiamo no quello non era la nostra strada trovai in Mondadori una persona che tra l'altro fu la primissima a contattarci che divenne poi la nostra referente che mi convinse perché anche lei aveva un forte perché. Lei voleva che i libri fossero centrali in tutto quello, in tutto quello che era il suo lavoro. Scegliemmo quella direzione, e da quel momento, dopo Le Coordinate della Felicità, ho pubblicato tre romanzi con Mondadori e tutti e tre sono stati dei best seller. Partendo da quel perché, quindi, tutto quanto si è incastrato in una maniera che si potrebbe definire casuale, ma che secondo me invece ha un forte ha un forte nesso con la nostra decisione di farci muovere da un senso più profondo, di farci muovere dal desiderio di dare un senso profondo alla vita. Il perché va trovato, il perché va protetto e infine il perché va esteso. Tutto cambia nella vita, tutto quanto e quindi anche il nostro perché a un certo punto è cambiato. Io sono andato da Mondadori l'anno scorso a fare una, una riunione e volevano sapere eh, che libro avrei scritto. E io dissi, ho in mente un libro, voglio scrivere un saggio sul buddismo. La risposta è stata molto perplessa, c'è stato un silenzio imbarazzante di qualche secondo, poi mi hanno detto, ma guarda, di libri sul buddismo ce ne sono già tanti, non è che vadano così bene poi sul mercato, cioè se ne parla già tanto, in più i tuoi romanzi vendono così tanto, così bene, ma perché scrivere un saggio sul buddismo? Perché il mio perché era cambiato. Che cosa era successo? Mentre io riflettevo su che libro scrivere, Claudia è rimasta incinta. Noi volevamo tantissimo un figlio e quando è arrivata questa notizia siamo stati felicissimi. Però è vero che la vita cambia quando hai un figlio, ma attenzione, non cambia secondo quei criteri catastrofici, ultra pessimisti che si sentono spesso in Italia. La gente ci diceva non viaggerete più, tu non potrai più meditare, non scriverai mai più un libro, Claudia non potrà più fare questo, quest'altro. Non lavorerete. In realtà, nostra figlia ha 13 mesi. In questi 13 mesi abbiamo fatto di tutto. Siamo, abbiamo persino viaggiato in India per un mese intero. Abbiamo pubblicato un nuovo libro. Abbiamo continuato a fare tutto quello che facevamo prima, forse ancora con, un, con, con più passione, sapendo che adesso questo era un progetto di famiglia, non era più un progetto di coppia. Ma in che modi i figli te la cambiano la vita? Te la cambiano perché improvvisamente ti rendi conto che non sei solo e che non puoi pensare soltanto a te stesso e che è sicuramente importante avere un perché. Che motiva la tua felicità, un perché che dia significato alle tue giornate. Ma non basta, perché tu hai deciso di mettere al mondo un essere umano e quindi ti devi occupare anche del mondo in cui quell'essere umano crescerà, in cui quell'essere umano si muoverà un domani. E allora io mi sono reso conto, visto che, quando, poco dopo aver scoperto che Claudia era incinta, è scoppiata la guerra in Ucraina, i media hanno iniziato a bombardare tutti noi con queste notizie drammatiche, lo spettro della guerra nucleare. Io mi sono reso conto di una cosa, che il mondo è pieno di conflitti, e lo è sempre stato anche prima di questa guerra, in ogni momento, in ogni istante succedono cose terribili nel mondo. Ma anche io una volta ero pieno di conflitti, anche io ho vissuto delle guerre interiori, anche io ero pieno di violenza dentro di me. Poi un giorno ho incontrato il buddismo e il buddismo ha portato dentro di me serenità, pace, luce, gioia, un nuovo modo di vivere, molto più leggero molto più luminoso. E allora mi sono detto, perché tenerlo per me? Perché non provare a condividere tutto questo nella speranza che questo seme lanciato nel mondo possa germogliare dentro qualcun altro e che quindi questa rivoluzione individuale che ho fatto io possa diventare la rivoluzione individuale di altre dieci, cento, mille persone e così facendo diventi una rivoluzione universale, una rivoluzione di massa. E quindi mi sono detto, il mio prossimo libro deve essere così, deve essere un manuale sul buddismo perché in questo modo io posso raggiungere le persone e posso dare il mio piccolo contributo a far sì che il mondo in cui crescerà mia figlia sia un mondo migliore. Grazie. Chiudo Solitamente io chiudo questi miei speech con un augurio e l'augurio a volte che voi possiate trovare tutta la serenità che vi meritate, che voi possiate realizzare tutti i vostri sogni, che voi possiate essere felici e realizzati. Ma oggi voglio farvi un augurio un po' diverso. Quando tutto questo sarà finito, come cantava Jim Morrison nei Doors, quando la musica sarà finita e si spegnerà la luce, quando voi non sarete in mezzo a tutte queste persone, quando non avrete tutti questi stimoli, quando sarete soli con i vostri pensieri, magari stasera quando siete sdraiati nel letto e poco prima di addormentarvi guardate il soffitto, in quel momento lì ponetevi una domanda, perché questa domanda può dare un significato nuovo a tutta la vostra vita. Perché lo sto facendo? Grazie.